questa lettera dalla Canavese e il giorno successivo la lettera, del ricevimento della lettera, è arrivato il signor Carlo, che era il portinaio della Canavese, in bicicletta a casa mia a dirmi: presentati sul lavoro perché c'è bisogno. Il lavoro alla Canavese ho iniziato nel 62, diciamo in quel periodo lì io inseguivo il pallone perché... Quindi tu sei stato assunto come... Come piccione viaggiatore. Perché dici così? Perché tutti quelli che girano il mondo vengono chiamati piccioni viaggiatori. Avevo la fidanzata e una sera dalla fidanzata arriva questo ragionier Serina, che non conoscevo. È venuto per dirmi se volevo essere dipendente dalla Canavese. Ovviamente, meccanico nuova, io che amavo imparare tante cose, ho accettato. Che mi hanno detto quando sono entrato. Per qua si fa così, 11 ore, 9 al sabato e c'è la domenica, altrimenti là c'era il cancellino. Io e il mio amico Moretti Giampaolo mi ha messo a fare il collaudi di CG40. Il mio capreparto fa imparare con un sistema particolare di lavoro, che dopo di te c'è il cliente. Quindi la macchina deve essere fatta in modo tale che deve funzionare e deve essere finita perfettamente. Facciamo cicli di lavoro per i clienti e quindi risolvevamo i problemi di produzione del cliente. Quindi tanti, sia in Italia che all'estero, si trovavano la pappa fatta. Crema. Verso est, uscendo da via Cadorna, dopo il sottopasso verso via Enrico Martini, si costeggia una grande fabbrica dismessa, la fabbrica Canavese, produttrice di macchine utensili conosciuta in tutto il mondo. Una generazione di operai specializzati e tecnici diventa padrona della lavorazione sulle macchine utensili, fa esperienza in Canavese e tante aziende del territorio vivono ancora su questa formazione. Il leader dell'azienda è Luciano Canavese. Luciano Canavese è figlio d'arte. Suo padre, il torinese Giovanni Canavese, fonda a Milano nel 1932 la ditta Giovanni Canavese Milano. Lì si costruiscono i primi torni gioiello e successivamente i Febo. Ci lavora tutta la famiglia, il fratello Valentino, il nonno Filippo, la cugina Rosa Valenti. Vi lavora dal 1938 Vincenzo Gatti, il signor Gatti. Prima di andare a scuola, Luciano deve aprire l'officina. È lì che impara a lavorare su tutte le macchine. Nel 1943 la ditta viene distrutta dai bombardamenti e si trasferisce a Crema in via Picinardi. Dopo la guerra, in via Enrico Martini. Giovanni Canavese muore nel 1947 a 44 anni. Luciano Canavese ha 19 anni. La passione del ragazzo è per lo sport, ma ha sempre lavorato in officina e prende in mano l'azienda anche se è molto giovane. L'azienda assume ragazzi provenienti da Crema e circondario,
creando benessere per le famiglie cremasche. I dipendenti arrivano a 150 nel 1961, a 250 nel 1981 e molti abitano proprio vicino alla fabbrica. Sono del quartiere di San Bernardino.